Basta con i pensieri negativi. Dobbiamo cambiare alcune cose. Non credo che ti piaceranno, ma ci sono solo due scelte. Restare uniti e lavorare duro o morire. Prima di tutto, d'ora in poi, lavoreranno tutti, tutti. Se non ti rendi utile, te ne vai fuori dai piedi. Non è giusto che chi si spacca la schiena e rischia la vita mantenga gente che se ne sta lì a guardare. Ovviamente faremo delle eccezioni per malati e invalidi. Di certo non spediremo i bambini in miniera, ma tutti possono dare una mano svolgendo qualche piccolo compito. Finora abbiamo avuto fortuna. Se vogliamo sopravvivere, dobbiamo imparare a fare sacrifici e a sudare più che mai. Chi non ha intenzione di contribuire non può restare qui. Niente di più semplice. Combattenti alleati vicini. Rilevato un avamposto alleato nelle vicinanze. Wow, magnifico! Ehi, hai molta esperienza. Un apicoltore di nome Jeff doveva venire a fare affari al campus, ma non si è presentato all'appuntamento. Trovalo se è ancora vivo. Prova a trovare Jeff. È uscito dai radar e al campus sono preoccupati. Thank you.
a cercare. Forse si è nascosto. Sembra proprio un bello sciame. Beh, guarda chi c'è! Lieto di vederti, agente! Oh, quelle fottute iene sono arrivate mentre stavo raccogliendo il miele. Sai, ho pensato di aspettare che si stancassero. Oh, merda! Siete veramente bravi voi quando si tratta di fare casino. Mi hai letteralmente salvato il culo. Il minimo che possa fare è ringraziarti. Che ne dici di un bel barattolo di oro liquido? Non so che vi fanno mangiare alla Casa Bianca, ma un cucchiaio di questo addolcisce tutto.
Mi sa che è ora che vada al campus. Non posso più restare qui. Non con quelle iene sempre alle costole. Sei stato bravo, agente. Non sono tempi di dolcezze questi. Manderò una scorta per portare Jeff al campus. Bersaglio vicino a te, agente. Benvenuto, agente. Fare affari con te. Molto utile. Non devi rendermi le cose troppo facili. Io dico che va bene. Potrebbe servirmi. Mi sarà utile. Dico che va bene. Felice di fare affari con te.
fantastico vederti, agente. Dove sarei senza clienti come te?